Hola. Estamos live. Dammi tempo, non prendere. Buenos días. Buenos días. Entonces, faltan 3 minutos hasta que empieza la live oficialmente, pero estamos live ya, así que podemos esperar que todos se conectan. Yo soy Cecilia, la hija de Paula. Hola. Mi español es terrible porque lo estudié hace 10 años a la escuela, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Esto es nuestro nuevo taller. Estemos en el mismo lugar para 40 años. En el febrero pasado nos mudamos y este es el nuevo espacio y somos muy orgullosas. Aquí tenemos la porcelana blanca. Hola, hola Elena, hola Rita. Tenemos los pigmentos. Muchas plantas porque yo soy apasionada de plantas y flores. Y aquí tenemos la escuela. Te detallaré el volumen. Un momentito que voy a bajar aquí el volumen, el laptop. Allora, es el espacio de la escuela. Tenemos 3 mesas y aquí tenemos todas las lecciones. Chao, aquí está Paula. Gracias, María Fernanda. Hermoso. Grazie, María Fernanda dice Fernanda. hermoso lugar. Hola, Eduardo. Ciao. Chao, Eduardo. Vamos a intentar de hablar español, pero si hay alguien de otros países, puedo hablar en inglés. Si tenéis preguntas, escribidlas. Aquí. Empezamos. Allora. Esto es el retrato en rojo, el original. Aquí. Bienvenidos a todos. Ciao, ciao Tiziana, ciao Christine, ciao Nunzia, Eunice, ehi. todos, todos. Eunice, tu Brasil. Ok. Fammi leggere qui. Ok, allora. Vai, vuoi cominciare Allora, a parlare? no, no, prima saluto tutti, aspettiamo, intanto guardiamo l'immagine del ritratto e saluto Leggilia. tutto. Ciao Ilva, non ci stanno i nomi. Sì, Ciao sì, sì. Monica, Alba, Elena, ciao a tutti, ringrazio tantissimo Maria Fernanda Zabaleta che ha fatto questa iniziativa. Ciao Gianna, la maestra Gianna, questa iniziativa formidabile che mi ha dato l'obbligo di fare finalmente un tutorial, una diretta per cui non ero assolutamente preparata, quindi sono molto molto emozionata. E questa Saluto primera live. tutti da Baltimora, in Brasile, tutta l'America, gli Stati Uniti, Buenos Aires, tutta l'Italia e dalla Spagna. Ciao Bienvenue, Esperanza! bienvenue, welcome, bienvenidos todos. Simo, ciao Simo. E va bene, adesso mia figlia mi tradurrà e farò vedere tutti i passi. Annie Nissen, di dove sei Annie? Che non so che parole usare. Annie Nessen. Non Ciao so. Paola, ciao. Ciao ciao ciao. Ah, guarda, anche il Benvindo, Canada, ok, Canada. Libano. Ciao Christine, hola. Todo il mondo. Sì, sono emozionata anch'io, Hélène. Len! Jeanette. Essa, questa è mia figlia che ci traduce. Eccola qui. I'll do my best for everyone. Je vais essayer. Ciao, ciao Ana, ciao. Allora. Ok. Iniziamo dunque. Allora, come inizio i miei lavori? Puoi metterti su questo Empezamos lato. el trabajo. Allora, prima di tutto stendo. Antes de todo, aplicamos el Grafix, que es un producto y que Paula ha hecho. Es un fijador de lápiz. Si prende un po' di Grafix.
qualche goccia, si mette This is to make is to make the pencil stick on the surface. It's resin based. Hai resina dentro e che aiuta a mantenere la pis sopra la porcelana. Come sappiamo, la porcelana è vitro. Vitro è molto difficile a tenere la lapis. El lapis. Entonces ponemos algunas gotas de Grafix sobre la porcelana y limpiamos así. Okay. E si deve asciugare molto bene perché è una resina, quindi scaldandola si stende meglio. Tiene que secarse bien antes de hacer el calco del dibujo. Dopodiché si mette il calco, no? Sí. Si fa il calco. Attenzione, il ricalco deve essere fatto molto bene, nei minimi particolari. Gracias Maria Fernanda por la presentación de Paola. E sta dicendo che sei italiana e che dipingi disegni da quando eri molto piccola. Io in inglese allora. Thank you for the introduction. Paola has been painting now for 40 years and she started as an apprentice. And in an artist studio, and she has gone a long way since. And she has a book published, she has won several contests and done several exhibitions. Many of you know her, so I don't think much introduction is needed. I'm very proud of my mother, so sorry if I'm not humble. Ok. Le sopracciglia. Ok, il ricalco è molto molto delicato. Muy delicato, muy suave il calco. Ok. A questo punto, se qualcosa non si vede bene, si prende la matita e si evidenzia. Si algo no se ve bien con el lápiz, vamos a hacer... A puntualizzare alcuni punti. Sì, a fare meglio alcuni punti. Ad aggiungere. Sì. Ok. Allora, in questo modo... Merci Annie, per la traduzione in francese. Merci. Con questo prodotto non si cancella la matita. Con questo prodotto il lapis sta sopra la porcellana e il crayon ne si fa pas. Pencil doesn't come away, it sticks on the porcelain surface, even if you pass a little bit your finger on it. Sì, se c'è le mani sudate lo do. But I have sweaty hands. Allora, poi bisogna delaccare tutto. Ok, la pellicola, come si chiama? La pellicola removibile è il delacco. Uh-huh. E questo è la fase successiva. Che è già pronta. Hemos puesto la película removible, que no sé cómo se dice en español, pero todo el mundo la conoce. Reserve. Ciao, María Teresa. Bye. Ciao. Ok. Allora, abbiamo l'olio molle. Tenemos l'olio molle. Es un aceite que no se seca. Ma lo conoscono bene. Pero sí, todos lo conocen, pero voy a decirlo lo mismo. Porque ci sono anche quelli che iniziano ora. Vamos a mirar un poquito la paleta. Esos son todos los colores que son escribidos sobre el post Facebook. Y como ves, están en orden de tonalidad un poquito. Los rojos aquí, amarillo, marrones. Cecilia? Sì. Basta. Allora, la prima stesura, ho scelto questa figura perché ha una pelle molto molto chiara. Okay. E la prima stesura è veramente leggera. Paola ha elegido este retrato perché la chica tiene una piel muy muy clara y es perfecto para pintarlo sobre porcelana porque podemos disfrutar de la puridad de la porcelana. Bravissima. Del blanco della porcellana. Sfruttiamo proprio quello. Sì. Allora. Lo utilizamos y no vamos a cubrir todo. Lo tenemos muy 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 ligero y suave. Un colore che rappresenta la rosa, il roseo, la pelle rosea di questa figura è il rosso pompadour. Quindi comincerò
El rojo pompadour hacemos la base de la piel muy clara, muy joven, que es un poquito rosa, es un rojo rosa. Uh-huh. Faccio uno zoom, ok? Sì. È importante che la figura sia scurita, no? Sì. O ombreggiata, proprio nelle zone dove c'è il turbante. E quindi comincio da quella zona con il pompadour. Rosso pompadour. Las áreas más oscuras tienen que ser que están cerca del turbante. Las que están cerca del turbante, entonces vamos a poner las sombras. Mi dispiace perché non si vede molto. No se ve mucho. Sì. Vediamo con la luce, però se fa riflesso. Perché è molto chiaro comunque. It's very light. Mentre il colore che va verso il rosso del fondo, uso il rosso fiore. Ma talmente poco che anche questo riuscirete a vederlo pochissimo. Il rojo flor aquí. No se ve mucho, pero es muy, tiene que ser muy, muy suave, porque es solamente la base que pone las tonalidades de la piel. Porque todas las áreas de la piel tienen tonalidades diferentes y la estamos poniendo aquí. Si tenemos algunas apasionadas de maquillaje, es exactamente lo que se hace con el maquillaje. Importante la zona de la radice del naso, va siempre lasciata un po' di ombra en questo punto. Spesso vedo degli errori terribili in questo senso. En este punto donde empieza la nariz, tenemos que tener un pochino de ombra. Anche dentro la fossa orbicolare comincio subito a mettere un po' di scuro. Un pochino de che colore è? Sempre pompadour. Sempre pompadour. Sempre pompadour. Aquí dentro de los ojos. Non dentro, però sopra. Sopra los ojos. Questa è la fossa orbicolare. Fossa orbicolare. Sta volvendo in un trabajo anatomico, praticamente. Allora, mi appoggio col pennello delle righe che io già ho fatto e sono le righe più importanti, le linee più importanti, sempre con lo stesso colore, rosso pompadour. Sì, sempre con il rosso pompadour. E se ve... Can you see everything? Vous voulez aussi avoir, si vous avez des questions ou des conseils, ora si tienes preguntas, escribedlas. Qui uso un po' di seppia chiaro, già comincio a mettere un colore che ricorda i capelli di questa ragazza, perché è bionda. Ora ponemos il marrone seppia, dove l'hai messo? All'interno qui, nella zona piatta del naso, tra l'occhio e il naso. All'interior della nariz, un pochino di marrón sepia, che ricorda il colore del pelo di questa chica. Immediatamente faccio il colore intorno alla pinna del naso, ok? E stringo giù sotto. Pinna, voglio sapere proprio come la pinna, come adesso. Si dice? Allora, metto il colore e lo tolgo dove mi serve. Vedi se stanno facendo domande, Cecilia? From India. Vedi, lì molto c'è. We welcome, open oil, Lina, open oil. Grazie, Eduardo. C'est exactement ça, Annie. Annie a dit que c'est comme le maquillage. C'est exactement comme le maquillage et un petit peu comme la sculpture. Parce que avec les couleurs, on va a dessiner le volume du visage. E proprio perché il volume del viso, il naso lo coloro in questo senso, perché la parte bassa è piatta del naso, è un volume il naso, lo dico sempre. El pincel sigue exactamente los movimientos della cara, del rostro. Entonces, si tenemos un área que es plana del naso, el pincel, como pueden ver, vas a seguir aquel movimiento de la cara. Esta es la manera correcta de utilizar los pinceles planos. Fai vedere il pennello, non lo so, magari. Es esto. Il pennello deve essere sempre... El mismo que se usa para la tecnica americana. Sì, Eduardo ha fatto l'altro giorno. Eduardo utilizza il mismo. Il paesaggio e anche i fiori. Lo uso di tutte le misure. Vedete? Così. Hi, the English translation will be alongside Rina. I didn't know how many English speakers would be on this, so I haven't started much yet.
Anyway, I'll do a little recap for you. We used Pompadour Red to lay the base and the tone of the skin. And I said that the way the flat brush is used is as if we were sculpting the volumes of the face. So you caress basically the features of the girl. If you have a flat surface under the nose, you will go with the flat side of the brush there. If you have a wider area here on the cheek, you will move in a wider way. Le ombre le sto facendo continuamente con il rosso Pompadour. Da sotto il turbante esce il rosso Pompadour che designa lo zigomo, no? Mm-hmm. Questa zona. Shadowing is being done with always with the Pompadour Red. Sotto il labbro, sempre Pompadour. So, under the turband, under the lip. Ammorbidisco sempre prendendo il pennello molto alto, alto, per spolverare, ammorbidire bene, per rendere tutto più compatto, ok? Ora definisco, siamo nella posizione giusta? Ora sì. Definisco la mascella. I colori che usi sono sempre... Sempre Pompadour. Sempre rojo Pompadour. Todo lo che stiamo facendo è sempre con rojo Pompadour. Always Pompadour Red, nothing else. Qui sotto... Lo sto controllando. Yes, Rina, this is Pompadour Red. Qui sotto, di nuovo, sempre prendo un po' più di colore. Vi ricordate che il colore si prende, guarda se si imprende. Okay. Sì. Si prende sempre da un lato. Il colore si prende sempre da un lato per dare always, sia l'ombra che la sfumatura. Always take the color on only one side of the brush so that you have the dark area and the lighter area automatically. You already have the shade. So one side of the brush always stay basically clean and the other one is loaded with color. El pincel, un lado del pincel está cargado de color y el otro es más limpio. Adesso devo parlare. Vai. Adesso prendo un po' di rosso Pompadour e del giallo perché sotto il collo c'è sempre la pelle un pochino più giallognola, non rosea come il viso. Ahora para hacer el colo, tenemos el rojo Pompadour con un poquito de amarillo. Es una tonalidad más, más calda, más caliente de la cara. Uh-huh. Together with the Pompadour Red for the neck, we added a little yellow. Per fare quest'altro lato, credo che qui non si veda. Controlla se si vede. Ok. Come vedete, spingo il pennello verso il delacco, verso la pellicola rimovibile. Spingo il pennello verso di là, perché lì il corpo gira, perde la luce e va in ombra. Vedete? Già dalla sensazione, già dalla sensazione della schiena. Allo stesso modo comincio a fare il primo lato al fianco della colonna vertebrale, che si trova qui. Questa donna è molto magra. Okay, si vede bene la vertebra. So, remembering what we said earlier about keeping the color on only one side of the brush so that you already have a shade, she's shaping the back of the girl. So, we have a little bit more shadow here where the back arches and curves, and here to do the spine. Como hemos dicho antes, que tenemos el color principalmente sobre un lado. Solamente sobre un lado del pincel, esto nos ayuda para hacer la forma de las espaldas. Sí, y poi adesso sto facendo l'altro lato della spina dorsale, no? L'accompagno, togli le braccia perché io devo vedere. Ecco, l'altro lato così, no? E poi ammorbidisco sempre. Sono solo preoccupata del tempo perché devo spiegare tante cose. Sono 19:16. Ok, mazza, finisco anche prima, dovrò far vedere anche i fiori anch'io. Allora, ripetiamo i colori che stiamo utilizzando per la schiena. Ripetiamo lo pigmento che stiamo utilizzando per la spalla. Pompadour e pochissimo giallo-bruno. Pompadour e amarillo, marrone-amarillo. Uh-huh. Ancora marrone-amarillo. Pochissimo, pochissimo marrone-amarillo. Controlla sempre se si vede bene. Si vede, bene. Si vede.
Però c'è la mano davanti. No, m'appoggio sempre, no? Mm-hmm. Dove ho fatto il disegno. Qui penetra la luce da sinistra. Importante è sempre considerare da dove viene la luce. Quindi qui c'è la scena. Para scolpir los volumes siempre tienen que recordar de dónde llega la luz. From where the light arrives. Always remember that when you're shaping the volumes of a body. So now we're thinking that light comes from here. So all the shades will be on the right side of the painting. Altra cosa importante quando si dipinge una figura avere esattamente la sensazione della posizione del muscolo, no? Sì. O della forma. Nel caso della spalla assomiglia alla gobba, alla schiena di un cavallo, di un asino, quindi lo si abbraccia col pennello per rendere quella sensazione di rotondità. Sì, sempre tenemos que, quando dibujamos o pintamos un cuerpo, tenemos que recordar la forma de los volumes, porque a la fin lo que estamos haciendo es dibujar o pintar una esfera o una superficie plana. Y con el pincel tenemos que hacer los movimientos. Por ejemplo, para la espalda, fai un po' vedere come fa il movimento. El movimiento es redondo, como una espalda. Exactamente como una espalda. So when you paint a body, always remember that after all, at the end of the day, what you're doing is sculpting shapes. So a body is made of muscles, which are spheres and flat surfaces and pointy stuff also. So the brush follows and does the exact same movement that you would do to caress a body. Qui entra la luce e devo... Okay, so the light comes in from there, so we take off the color. You can do that with a clean brush. You take off the color to do the light spots. Mano a mano che mi avvicino verso la luce, cambio tonalità e prendo un po' di rosso fiore. E lo metto qui, nel braccio. Considerate che da questo lato quasi non ci vado. Cerca della luce ponemos un pochito di rojo para acercarse all'area de luz. Porque se calienta un poquito. La área más en sombra es un poquito más fría, pero la área en luz es más caliente y ponemos un poquito de rojo pompadour. Como pueden ver, la parte a la izquierda es casi no está tocada. Ahí tenemos el blanco de la porcelana, porque la luz llega de aquí, de la izquierda. Qui sotto l'ombra del turbante vado a vedere che c'è poco colore, aumento. Con un po' di pompadour e pochissimo, pochissimo Bruno Cordova. Ecco, comincio a mettere, diciamo, un po' d'ombra proprio dove è veramente... Ok, dove stai andando? Dove stai andando? Non si vede, c'è troppo... No, in caso lo devi scendere, capito? Dove lo devi mettere? Qua? Dove stai facendo? Cavolo. Divide qua, la divide con me. Perché quello è differito. Ah, sì, è vero, è differito. Allora, stavo dicendo che metto un po' di rosso pompadour e un goccino piccolissimo di Bruno Cordova. Vedi se si vede. Sì. In questo punto dove c'è maggiore ombra. Donde tenemos más sombra. E di nuovo... Ponemos un pochino di marrón Cordova. E giro di nuovo il pennello seguendo il movimento del collo. In questo caso è un cilindro. E con il pincel seguimos il movimento del collo. Como ven, es un movimiento redondo. No conozco las palabras. ¿Redondo? No sé. ¿Se dice redondo? Sí. ¿Quién puede saber? As you can see, you follow with the brush the movement of the neck. So you follow that round giusto. Movement. Ok, Annie Nielsen. Merci, Annie. Grazie, Annie. Pour faire la traduction en français. Grazie, Annie. Merci. Grazie. Annie, merci. Allora, adesso cambio pennello. Ora cambiamo pincel. Purtroppo adesso uso dei pennelli che non sono da tutte le parti, sono dei pennelli Estos son pinceles che arrivano dal Giappone. Japoneses. Non so se ustedes lo tienen. Comunque possono essere sostituiti tranquillamente da pennelli lunghi, piatti. Non so se ce li ha Felipe o Eduardo o comunque chiunque, o anche noi ce l'abbiamo. Lo que necesitan es un pincel que es plano y longo. Morbido poi deve essere. Sì, è morbido. You need a soft, flat,
long brush. So the difference between the one we were using before and the one we are using now, this one is way longer and has to be soft. Purtroppo di questi pennelli quando sono corti sono anche molto duri, invece questo è morbido. Perché sì, perché quando il pelo è corto, chiaramente è más duro. Sì, è más longo, è más morbido, softer. That's made with fox hair, vero? Ok, sì, purtroppo. Gray fox, sì. Unfortunately, but yes. Ok. E adesso vado a definire l'interno dell'occhio. Vedi un po' se è centrato, sì. Il vostro? Dobbiamo, sì, ingrandire un po'? No. Ok. Sì, vado a zoomare un pochino. Ok. Lo tolgo da qua, lo tengo io, ok? Facciamo okay. Prima. Oh, ecco qua. È in prospettiva quest'occhio, quindi è molto. La visione dell'occhio è de lado. Vamos a definire l'ojo e l'interior dell'ojo. È facilissimo, però devo. With the corners of the brush, you define and yes, you define better the eye. She just said that it's very easy. Lo scelsi per fare la dimostrazione, credo, a Lione. È un lavoro che ho fatto per fare la dimostrazione a Lione. Sì, è un lavoro che hai fatto in Lyon per fare la dimostrazione in Lyon quando era nel 2000. Due anni fa. Hace dos años, sì. Hola a todos, lo que están, se están conectando ahora. Hola. Gracias, Eduardo, para contestar, sí, las preguntas. Gracias, grazie, Eduardo. Edu. Obrigadas. Muito. Ma dov'è Aline? Ma c'è Aline? Non lo so, forse c'è. Aline, ho preparato una sorpresa per te. Dove sei? Lo sai che non lo so se c'è Aline? Chi lo sa? Ok. Metto un po' di luce qui, sullo zio. Okay. Adesso para hacer la luz, vado all'interno dell'occhio. Sì, para hacer la luz. Le sopracciglia. Intanto togliere. Sopracciglia. Come si dice togliere? Levare. We take off color. We remove the color to have the light. Per the il light fondo spot. Del sopracciglio metto intanto un po' di giallo-bruno, perché di nuovo ricordo che è una ragazza bionda sotto questa cascata di rosso. E sta chica tiene bajo del turbante tiene pelo rubio. Entonces los no, pelos. No, bionda, è bionda, rubio si dice. Rubio, bionda. Sì, entonces los pelos e la tonalità base, uh-huh, del pelo van a ser amarillas. Adesso con un pennello a punta molto buono, io uso i Winsor & Newton, sicuramente la serie 7, a punta lunga, non quelli corti e tozzi che non ci faccio nulla, metto un pochino di colore violaceo, grigiastro all'interno dell'occhio. Questo è un pincel Winsor & Newton, punta fina, un pochino di amarillo dentro dell'ojo. Ingrigito da un po' di blu, di turchese, Cecilia, un po' grigio. Amarillo e turchesa. Perché mi serve il grigio, ma non ce l'ho e lo faccio da sola, capito? Non l'ho preso, non l'ho portato. Tengo che decir lo che veo quando Paola pinta è che usa pocos colores y utiliza los colores para formar, obtener los colores que necesita. Si utilizamos los colores puros, le voy a hacer ver. Si utilizamos los colores puros, yo meto molti colori insieme per fare quello che mi serve. Es mejor. Aspetta, non riesco a vedere. Ecco, sì. Pueden ver. Mi serviva un verde per gli occhi, prendo un po' di turchese e un po' di giallo. Per il verde de los ojos, turquesa y amarillo. Los colores van a ser más vivos, más vibrantes si lo hacemos nosotras. Da questa parte esce qualche cosa, ma non si vede completamente l'occhio, se ne vede proprio un pezzettino. Però do quella stessa tonalità, no? Che ho messo di qua, ok? Ci sei? Definisco ancora meglio la palpebra, accompagnandola un poco, e la palpebra interna, perché se ne vede la prospettiva qui, la linea bianca qui sotto. Vabbè, non si vede molto.
Poi faccio il condotto lacrimale, che è all'interno, qui dentro, che si intravede in lontananza. Eccolo qua. È molto poco, tutto molto piccolo, tutto molto poco, perché è un ritratto un po' piccolo. Diciamo che la cosa molto che colpisce molto di questo ritratto sicuramente è il rosso del fondo. Era da poco che sperimentavo il rosso al cadmio e vedendo questa figura di questa ragazza che ho preso da Pinterest, mi sembrava doveroso ucciderla con un fondo così scuro. La cosa más hermosa de este retrato probablemente es el contrasto que hay entre los colores de la chica y la fuerza del cadmio, del rojo cadmio del fondo. Es esta violencia que es una destrucción, de la no. Allora, le labbra della chica. Sì. Dunque, non uso le labbra cadmio, quello lo uso solo quando faccio figure molto truccate di moda. Sì. Nel caso, in ogni caso, para los labios utilizamos el rojo pompadour? No. Questo è fiore, perché riflette, rojo flor, perché il rosso esterno è un rosso arancio, un rosso pieno di caldo, perché il fondo è di cadmio, che è un rojo muy caliente, e la reflexión de ese color sobre los labios grazie Maria, grazie es rojo Maria flor. Cecilia ha studiato di nuovo no. Spagnolo. My Spanish is terrible. I'm so sorry all. I'm just gonna put this here. Okay. Allora, l'interno della bocca lo anticipo con un po' di viola e bruno, Appena Cecilia qua. Zoom fuori però. No, che è successo? Cosa è successo? Si è girato. Ok. Si muove troppo l'immagine, Cecilia, sto vedendo lì che si tu muove. Ti muovi tantissimo, io non so come rincorrerti, perché sono tutti dettagli, muove, capito? Si muove, lì adesso è fisso da qualche cosa. No, è già finito. Ah, ok. Adesso faccio la narice con un po' di violetto e appoggio il pennello verso l'interno della narice, così. È semplicissimo, no? Sai qual è il problema? Che praticamente dovrei... cioè tu giri, io devo far vedere il dettaglio, ma non posso... Ah, okay, tu giri, okay. Capito? Quindi non posso... Allora, la prima cottura è finita. Ok. Ora il ritratto sta pronto per il primo orno. Adesso vedono che colore c'è. La prima cocción. E ora che no tenemos la película, pueden ver que tenemos mucho colore. Now that the portrait is ready for the first kiln, and as you can see, now that we took off the wax the reserve, you can see that there is indeed color on the portrait, even if we went really, really, really light. Mm-hmm. Morbidisco un po' qua. Ok. D'accordo, andiamo avanti, ragazzi. Ok. I will let you see. Have a closer look now that we're finished. So we did the base tones, la tonalidades base, antes del primero orno. And we put the lights and we put the shades, the main shadow and the main light. Lilia, cosa chiede Lilia? Molo, come preparano il rojo para que no se huele? Lo vado a vedere sulla... Tu fai il resto. Ma sì, no. Adesso abbiamo la seconda stesura, come se avessimo già cotto l'immagine, ok? Chiaramente io non lavoro mai allo stesso modo e troverete sicuramente delle piccole variazioni. Il rosso fiore sull'occhio, la spalla e le labbra, chiedono? No, pompadour. No, Daniela è sempre pompadour. Il rosso fiore sulle labbra. Però generalmente è pompadour. Vediamo altre domande. Sì, che ci dicono. Ok. Allora. Però mi sa che è meglio che faccio vedere questo. Color usa para labios, como hemos dicho, para labios el rojo flor. Cecilia, vieni per favore, dobbiamo spiegare. Adesso ragazzi, vi faccio vedere la preparazione
The color for the eyebrow was a yellow brown, and the iris we went in with a little turquoise and yellow. They gave us a very light grayish green, okay? Vieni qua, adesso dobbiamo spiegare questo. Vai. Controlla se è centrato. Sì. Allora, dopo la prima cottura del colore, mettete più avanti. Io ho fatto, ovviamente l'ho fatto in piccolo. Questo era un gioco per far vedere a Lynn che non c'è. Very tiny. Era un gioco. E faccio vedere come impasto, guarda, si inquadra tutto. Il cadmio. Questo era anche il motivo per cui facevo questa dimostrazione, per far vedere come impasto il cadmio. Ora prepariamo il cadmio, il rugo cadmio. Now we prepare the cadmium red. The cadmium red is made with the essenza grassa. Essenza grassa o copaiba? Sì. Anche? Sì, copaiba o essenza grassa. Che è su un aceite seccante. It's a drying oil. In Italia io uso l'essenza grassa, ma vedo che anche, che ne so, Molinari Luisa usa la copaiba, Edoardo usa la copaiba. Chiedono open medium? Sì. Sì, ma Maria Fernanda sta rispondendo, sì. Grazie Maria Fernanda. Ti serve che ti tolgo un po' troppo di mezzo? No, tutto a posto. Che l'impasto è molto importante per il cadmio, praticamente è tutto nell'impasto. La preparazione per il cadmio è molto importante. Questo è il momento più importante. Come deve essere l'impasto? Morbido, deve gocciare. Ok, il cadmio per utilizzarlo perfettamente tiene che essere fluido, liquido. Non liquido. Non liquido, però sì. Tenemos que ver la gotas. Sì, la gotas. La gotas che caen della spatola. So the cadmium red has to be quite soft and it has to drip from the spatula. Not too much, not too liquid, but also not so much of a paste as it is now. We'll show you. Quanti sono? Ok, poi arrivo al punto di ebollizione con la trementina. Sì, facciamo vedere quanto. Ora adesso, con la trementina. Già cade un po', sì. Ma la devo far cadere ancora di più con la, sì, trementina. Mas liquido, e utilizziamo ora la trementina. Turpentine, to make it even more liquid, as we need it. Ancora non è abbastanza liquido. Deve gocciare. It has to drip from the spatula. Necesitamos ver la gota che cae della spatula. Uh-huh. Adesso mettiamo anche un po' di lavanda, perché lo metto per mia comodità. Lavender, so that it doesn't dry. Lavanda, un pochito. Una gota di lavanda. E preparo il lavoro. E sponja. Limpiamo la sponja. Sponja si dice? Si dice sponja? Chi sa bene. E sponja, sì. Tolgo tutti i peli, tutte le impurità. E provo a vedere se attacca bene. Non è subito, insomma. Sì. Sì. Perfetto. Vediamo. Aspetta un attimo che zoom un pochino. Perdon, però tenemos que ver el detalle. We need to see the details. Sorry goccia, if I move the mobile. Drops. So, yes, the cadmium red drips a little bit. La spugna la prendo un po' a scappar via, vedete? Sotto. Schiaffeggio un po' la porcellana. The movement is quick. Il movimento è rapido. No tiene que quedarse demasiado sobre la porcelana. And the layer is pretty generous, vero? È abbondante. Sì. È abbondante l'applicazione. Non ho passato sufficiente.
di che non ho passato sufficiente, faccio vedere solo una parte, dai. So, no tenemos bastante rojo cadmio e hacemos una parte. Porque Paola no preparó bastante rojo cadmio. Pero esto es solo una un extra para ver cómo se utiliza, cómo se pone el rojo cadmio con la esponja. You have to spin the piece you're painting. As you can see, she is spinning it to have a proper coverage. Okay. Quando è tutto piatto, se va bene, va bene, altrimenti dopo, mentre si secca un po', può ripassare anche un po'. Se vedete delle differenze, potete ripassare anche la spugna pulita. Come che utilizziamo un aceite che si secca? Quando si è seccato un pochito e si vede delle aree che non hanno bastante colore? No, ho seccato perché quando, insomma, un pochito, quando hai finito il piatto. Sì, un pochito pueden poner más rojo cadmio, quando il plato si è seccato un pochito. Ecco qua. E quindi arriviamo alla cottura successiva. Questa stesura si fa dopo la prima cottura del volto. El cadmio se pone después la primera cocción de la cara. Se pueden imaginar que aquí la cara es hecha, es pintada. Entonces hemos puesto la película, The Reserve, and then you go on with the cadmium red. Y se va con el cadmio. Después se hace una segunda cocción, a second kiln. ¿La temperatura? La temperatura del primo es 800 y questo es 780. Primero horno es 800 grados centígrados. Y la segunda, ¿cuánto? 780. 780. So the first kiln has, the first fire is 800 degrees Celsius and the second one is 780. I don't know in Fahrenheit, I'm sorry. Considera la differenza, vedi, non sembra così acceso prima della cottura, capito? Sì. Poi... Antes de la cocción no parece muy 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 fuerte el cadmio, pero después el efecto es perfecto. Pueden ver aquí? Avvicino un po'. Questo è il risultato. It's a very thick layer. Brava Fernanda, sì, sono vari modi per impastare, vedi? Ok, a posto. Zoom fuori, vero? Sì. Allora, questa cosa. Tra l'altro non c'è la luce. Sì. Non so perché l'hai spenta. Non l'ho spenta. Come mai? E puoi attaccare anche quella sopra, no? Uso questa base rotante di Luisa Maderna, che già ho lavorato stamattina. Si vede tutto quel coso lì? Tutte le onde? Ah, adesso no, ok. Niente. Ok, allora. Dicevamo. Un po', se è preciso, guarda. Sì, si vede. Si vede. Ok, d'accordo. Adesso cominciamo a scurire di più il ritratto e cominciamo a mettere i colori un po' più scuri in questa seconda cottura. Userò molto più il violetto. Continuiamo il ritratto e utilizziamo i pigmenti un pochito più scuri, come il violetto. Il violetto cosa? Il Bruno Cordova. Che facciamo con il violetto? Il Bruno Cordova. Per le ombre. Sì, ricominciamo. Now after the first firing, we used the darker colors such as Cordova brown. Però prendo sempre il rosso con violet brown. Aggiungo lì dove l'ombra è riportata, cioè del turbante sulla figura, aggiungo il viola. Oh, yes. So you know, it's very useful to know a little bit about light and color theory. It es muy muy ayuda mucho saber cuando se pinta un poquito de teoría de cómo la luz y cómo las sombras funcionan sobre los objetos. Por ejemplo, tenemos una cosa que se llama sombra reflejada, reflejada. Y cuando un objeto proyecta una sombra,
deja sobre la ombra un poquito de su color. Entonces, la ombra proyectada por el turbante, tenemos un poquito de violeta, porque el rojo del turbante hace violeta la piel. As I was saying, if you know a little bit about light and color theory, it helps because you will know that when an object projects light onto something else, you will have a little bit of that color into the shadow. So where we have the shadow of the turban, we will have on the skin a little bit of violet brown because the red is contained in that shadow. Adesso metto il violetto dentro l'incavo dell'occhio, nella parte invece che guarda verso l'esterno dell'occhio metto un po' di rosso fiore. Scusate, un pochino più a destra. Che hai usato adesso? Il violetto, però purtroppo devo prenderlo in mano perché sì, è molto faticoso. Sì, tiene che tenerlo in las manos e sì, voy a acercarme con el móvil. Perdón si la cámara no es muy ferma, pero tenemos que acercarnos. Quindi sto dando più volume con il rosso Pompadour e il violetto. Sì, más sombras con el rojo Pompadour e il violetto. Il violetto, come Brun diceva violetto. Gauguin, è il colore dell'ombra. Gauguin decía que el violeto es el color de la sombra. ¿Y quello de la luz, Cecilia? ¿El giallo? Sí. Ah, sí. El color de la luz es amarillo y el color de la sombra es violeto, como decía Gauguin. Porque poi contrastano anche molto bene, ¿no? Cioè l'uno dà più forza all'altro. Porque son complementares y entonces se dan fuerza. Brava. Violeto y amarillo. Piccoli quindi adesso interventi, usando piccoli, sempre Pompadour e violetto. Sempre rojo Pompadour e marrone violetto. Always the Pompadour red and the violet brown. Riprendo un attimo l'ombra proiettata dal turbante, sempre con Pompadour e violetto. Let's work on the projected shadow of the turban. Always with the Pompadour red and the violet brown. Mi tengo molto molto stretta. Il pennello poggia sempre tutto piatto. Mi tengo molto molto stretta. Very, she stays very very close to the turban. So don't make a mess. Don't make everything too dark. Don't make everything too heavy. Stay light. Mm-hmm. Sulle guance metto solo rosso Pompadour. Gotas. Si chiamano gotas? Guance? On the cheeks? Only Pompadour red. No, poi ho deciso un po' Pompadour red and a little flower red. Devo mantenerlo in questo posto il colore, quindi devo pulire spesso il pennello e sfumare verso il punto centrale della figura, perché se vedete c'è un punto centrale della figura, sì, questo qui. El movimiento del pincel suave. Es suave, sí, va verso el centro de la cara. Así que el rojo pueda quedarse allá. María Fernanda Zabaleta, lluvia de corazones para Paola Cenciarelli, cosa? I cuoricini che ti mandano. Sì. Qui metto un po' di, qui sotto, ho messo un po' di seppia scuro e di nuovo rosso, perché qua c'è un po' di peluria della donna. Sì, marrón seppia e rojo, perché hai un pochito di pelo. Sobra en el lado de la cara siempre tenemos un poquito de pelos. A las mujeres no les gusta saber eso y pensarlo, pero todos tenemos un poquito de peach fuzz on the cheeks.
È un po' un problema perché il tempo passa, no? Okay. Perché credo che scatti subito appena finisce il tempo, perché devo far vedere il turbante. Sì, non credo che possa andare fuori oltre un po' di linea qua, perché accenna un piccolo sorriso. Metto un po' di ombra qui al lato del labbro, sotto le labbra di nuovo, spingo verso il basso e lascio la luce del mento. Qui è piatto, va verso la mascella. Sotto il mento aggiungo un po' di rosso fiore. Questo è l'impianto, diciamo, generale. Poi devo cominciare a scavare dove c'è l'ombra, la luce. Questa è la struttura generale della cara. Qui prendo un po' di viola e un po' di rosso pompadour e definisco la parte bassa sempre del naso. Per definire la nariz, rojo pompadour e... violetto. Violetto, sì, marrone violetto. Che in questo lavoro c'è proprio tanto marrone violetto, proprio tanto. Mucho marrone violetto e nesso trabajo. Non di quantità, trabajo. In vari punti. Sì, però perché tenemos el rojo cadmio e... il riflesso del rojo cadmio. Per mostrare ancora più freschezza di alcuni punti del volto, io uso il turchese. La turchesa? Per aumentare la luce, utilizza la freschezza, non so come si dice. Refresh. To make it fresher. You know, I always have a hard time translating Paola because basically her work is very poetic. I'm not kidding. It's very poetic and very, very metaphoric. So it's hard to say, you know, sometimes. She just said that she puts a little turquoise on the skin so that it looks more fresh. If that does make sense. Luce alla punta del naso, luce riflessa sotto la narice qui. So light on the point of the nose. Luce riflessa sempre. The most important thing. Reflected light under the nose. La luz reflejada. Come si dice sotto? Sotto la nariz. Under the nose. Qui c'è l'ombra invece del naso. Perché la luz reflejada. La luz que está sobre las espaldas y que está sobre los labios. Esta luz es reflejada sobre la nariz. Definisco bene tutto. Mi sa che devo fare le labbra. Prendo il pompadour. Il pompadour lo metto verso l'esterno. Allora, come si chiama la vernice che hai usato per fissare la grafite? Si chiama Grafix ed è un prodotto. Ed è un prodotto fatto, messo a punto da Paola. Quello lo possiamo inviare se siete interessate, potete contattarci. Il Grafix è il prodotto che abbiamo utilizzato come fijador della PIS. Lo inviamo in tutto il mondo. Se alguien sta interessato, può contattarnos. If anyone is interested in graphics, which is the product we used to make the pencil stick onto the porcelain surface, we used it at the beginning. If anyone is interested, we can ship it all over the world, so you can just contact us. End of the advertising. Fine della pubblicità. Una domanda, il giallo che hai usato per la pelle è a base di ferro? Sì. Brava, sì, bravissima. Tiziana Properzi, è una domanda. Ciao, Tiziana. Tiziana, sì, bravissima. Brava Tiziana, sì. Sì, non è un cadmio comunque, a base no, di... No, Cecilia, esattamente. Non c'entra niente. Stiamo parlando dei colorini della porcellana. Sì, però lei giustamente chiede se è ferro opposto al... No, lei chiede se il giallo è ferro perché è compatibile col rosso. Capisci? Ah, ok, certo. Ragazze, sto andando velocissima e spero che qualcosa sì, rimanga. Sì, stiamo siendo molto rapida perché... E sono la 7, faltan. Vorrei parlare anche un po'. Sono la 7:50, entonces faltan 10 minutos. Volevo parlare del sì, caso. Entonces hablamos un pochito del turbante ora. Dentro la bocca a questo punto col nero e il bruno corpo. E l'interior de los labios.
con il negro e il marrone Cordoba. For the interior of the lips, we used black and Cordoba brown. Perché lei ha le labbra un po'. So, do you use utilizas la il negro? Muchos no. No, per niente. Sì, casi nada negro. Sobre estos retratos, solamente en el interior de los labios y en el interior de la nariz, ¿puede ser? Mm-hmm. Sí, no, 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 nella nariz assolutamente no. 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 El negro solamente en el interior de los labios. Es sotto, non sopra, eh? Cioè, non come sotto pueden la ver? Parte superiore, sotto il labbro superiore. Quello sotto uso invece il marrone, questo. Accidenti, troppo tardi. So you shouldn't use black too much or dark colors too much in portraits because it makes them very heavy and almost fake looking somehow. Spingo un po' in fondo così e vado un po' in su con la luce così. Removing color to make the light spots. Proprio con la tecnica americana vera e propria. Sì, esa è la tecnica americana. Vado sull'occhio e poi niente, faccio vedere. Metto lo scuro, il seppia scuro sotto con seppia scuro e bruno. Seppia oscuro. E bruno. E blu nero. Seppia oscuro e azul negro, black blue on the eye. Mira che blu lo metto anche qui dentro così. A little black blue in the eye as well. Metto anche un po' di scuro con Pompadour e un poco di bruno, lo scuro qui sopra la palpebra qui. Rojo Pompadour. Per dare la rotondità al corpo, sì. All'occhio. Para hacer la redondedad dell'occhio. ¿A qué temperatura quema el cadmio? Hemos dicho 780 grados. Per l'occhio uso ancora 780. Definisco l'occhio con un po' di blu nero. Faccio un po' più forte di quella che ha lei. Está haciendo el ojo un poquito más preciso y oscuro della chica originale. È una chica un poquito más mala della chica originale. Come pueden ver, aquí está más oscuro del original. Nariz. Questo è bruno Cordoba. Sempre marrón Cordoba. Eduardo Reis dice brava. Grazie. Grazie Eduardo. Grazie Eduardo. Grazie. Caro. Tutta questa pazienza a vedermi. Io volevo che andavi a fare spesa, a fare da mangiare ai ragazzi. Non ti sta aburrendo, Eduardo? Sì, secondo me sta facendo altro. Ogni tanto guarda. Poi si scende mano a mano con dei colori più scuri su tutto il corpo, sempre col bruno Cordoba. La sombra más oscura, sempre con il bruno Cordoba. It's pushing the color towards the darker area, as you can see. Qui scendo verso il collo. Lei ha la posizione del collo torta. Quindi spingo verso qui, vedete, fa così perché lei si torce e quindi fa questo movimento. Her neck is turning.
her neck is turning, so the brush does that movement as well. Allora, con un pennello molto lungo, uno scroller, faccio le sopracciglia con il viola. Prima metto un po' di viola sulle sopracciglia, un poco di viola. With a scroller? No, prima metto un pennello con un pennello normale, un po' di viola. Winsor & Newton, a little bit violet brown. E poi con para los sobrecillos. E con lo scroller prendo un po' di seppia. E con lo scroller? Oddio. Un pochito di marron seppia. Con la trementina. Con trementina, come pueden ver. Perché con la trementina il pelo viene molto fino. Perché con la trementina il pelo. Il risultato è molto, molto fino, come pueden ver. So, as we said that for the eyebrow, we use brown as well. But applied with a scroller brush and a little turpentine. So using the turpentine lets us have a very, very, very fine hair effect. Lei guarda in basso, le ciglia vanno in basso. Lei guarda in basso, le ciglia vanno in basso. Now the lashes, eyelashes. She's looking down, so the lashes go down a little bit because the eye moves. E poi, siccome è bionda, si fanno le ciglia con lo sgarzone. Para hacer los cillos, como que ella es rubia. Questa. Turbante. Prendo sempre il colore con l'olio. Fa vedere un attimo. E uso soltanto il bruno Cordova, e il nero. Perché per il turbante Bruno Cordova in nero, black and Cordova brown for the turban. E vado ad inserire il colore con le caratteristiche del pennello piatto geometricamente. And so now you have to use the shape itself of the flat brush to make the geometries of the turban. La geometria e la forma che è quadrata. Sì. La forma quadrata del pennello piatto os aiuta para hacer el turbante. Perché es un objeto, entonces más geométrico de una cara. È molto facile perché se prendete il pennello, il colore in questo modo, aspetta. Vedete? Aspetta, se aspetta. Prendete il colore in questo modo di lato, potete avere subito l'ombra e la luce. Sì. Sempre il color sobre il mismo lato. E l'altro lato è quasi limpio, sta quasi limpio per la sfumatura. You already have a shade ready on the brush if you take it from the palette in a nice, proper way. A volte neanche lo guardo il disegno, però spiega. This is a very easy part. Posso uscire anche fuori, perché poi you can you can go outside the outline because you clean it afterwards. Il fatto che muove così tanto è terribile per i riflessi. Allora, mi devo muovere tantissimo, però. No, lo so che ti devi muovere, però. Cerco di fermarmi, dai. La piega più grande. Olio mi è finito, scusate. Olio. L'olio. Oil. Oddio, no. Ok. Chiaramente tutto questo che loro vedono adesso è corredato dalla matita. Scusa, corredato, Cecilia, è difficile corredato. Perché chiaramente sembra più definito, no? Dopo la cottura, después de la, después de la, del, después de la segunda, del secondo orno, il dibujo è hecho nuovamente, chiaramente. E sì, la lapis aiuta.
La piega ha un punto di partenza più scuro, eccolo. Un passaggio rigonfio più chiaro, sì, non e di nuovo si mette lo scuro. Scuro qua sopra e poi chiaro. I will switch to English, which is better for me, easier. Always keep in mind the volumes you are making. Is the cloth is a little bit inflated, okay? It's round. And you have to make that volume. As you can see, she put the shade on both sides. Qui è gonfio, ci sono delle sacche di ombra che spesso dico le mie allieve, le boccacce fanno, no? Yes. Well, drawing textiles is very hard, and so I don't know what she said. It's easy, because I don't think it's easy. Yeah. No hay mucho que tenemos que podemos explicar. Solamente ciertas veces tienen que mirar. Para mí es siempre una magia. Es el misterio de del arte de Paula. Yo pienso de haber comprendido. Voy a pintar. Nada sale. Nada pasa sobre la porcelana. Pero cuando ella lo hace, magia. So, only thing we can do is watch at this point, I think. Le frange. That's the fringes of the turban, of the cloth. Molto molto si sì, risolto. Possono anche tagliare dopo, se vedono che c'è troppa ombra, tagliano con lo sgarzone. You can cut like that, some stronger lighting. Pueden hacer. Quanto tempo abbiamo? Abbiamo finito? Luz más violenta, más fuerte. Quante persone stanno? Sì, sono le 25. Ok. Finisco un attimo, taglio e saluto. Terminamos limpiando. Non è la stessa perché ci vorrebbe un'altra cottura ancora. No es la misma porque. Ma qui non è finito. Necesita una cocción, una cottura in più. Però avete visto che è semplice, no? Mi puoi. Però aspetta, è mi simple. Metto di là, così mi vedi di là. Aspetta, mi alzo e vado di là. Ok. Allora. Ciao. Whoops. Ok. Allora, adesso finalmente sono con voi e sono felice di questa bellissima occasione che mi ha dato Maria. Ringrazio tutti i presenti e adesso risponderò ad uno. È stata una cosa complicatissima fare tutto in un'ora, volevo darvi tanto, voglio sempre dare tanto ai miei allievi. E ci sentiamo presto. Buon lavoro a Maria Fernanda con tutti gli altri artisti e a presto. Ciao. Ciao. Speriamo di vederci dopo il Covid. Basta Covid. Basta Covid. Ciao.